diretta dagli studi di Via Portanova, va ora in onda Pomeriggio Fibea. E bentrovati, ce l'abbiamo fatta, neanche la pioggia ci ha fermati, bentrovati a Città Sotterranea, sempre su Antenna Febea 100.3, 100.6 e 100.7 le nostre frequenze, oppure potete ascoltarci in streaming su www.antennafebea.it. Bentrovati con Santo Nicito e Valentina Ficara e con i nostri ospiti di oggi. Oggi parleremo con un gruppo ancora più giovane, sono giovanissimi i gruppi che ospitiamo qui a Pomeriggio Febea. Non c'è nulla per te Valentina, neanche oggi, mi dispiace perché tu ormai sei vecchissima, oggi sei arrivata anche col bastone. E vi presentate voi direttamente? Ci dite chi siete? Sì, siamo. Buonasera a tutti, siamo i Blackout Head, siamo un gruppo di Reggio Calabria. Ciao. E io sono Bruno. Io Davide. Gianluca. Gianluca l'abbiamo parcheggiato fuori, quindi lo sentirete lontani, non vi preoccupate, perché ha il basso, anche perché ormai come consuetudine qui a Città Sotterranea parleremo e suoneremo anche dal vivo, e quindi la cosa divertente è anche questa, stare tutti insieme vicini vicini con tanti strumenti che ci coccolano. E in questo periodo di Natale siamo anche tutti più buoni, quindi è meglio stare anche vicini, le persone si incontrano. Ma bando alle ciance, andiamo ad ascoltare il primo pezzo dei nostri amici che sono venuti a trovarci oggi, e c'è chi ce lo presenta? Lo presento io. Allora, questo è il nostro primo singolo, il primo in assoluto, e si chiama Cannot Get Enough. We'll be right back.
stiamo sguazzando qui al dove si trova la nostra radio Antena Febbea. C'era un fiume prima, a un certo punto con questa musica siamo saltati tutti fuori, siamo tutti zuppi perché ballavamo sulle acque. Camminavamo sulle acque. Noi ballavamo in questo caso. Like Jesus. Sì. Allora, ragazzi, ci raccontate adesso qualcos'altro su di voi. Quando nasce il vostro gruppo? Allora, il nostro gruppo è nato nel 2013, se non erro. Davide, correggimi se sbaglio. Non eri tutto. Allora, questo. Praticamente è nato come una cover band, come quasi tutti i gruppi. Sì. Inizialmente la formazione era diversa solo per quanto riguarda il bassista. Abbiamo cominciato con le cover dei Nirvana, sì, gruppi, più vari punk come The Clash, Ramones, Sex Pistols. E dopo a un certo punto abbiamo detto, ma proviamo a fare un inedito così. Il primo è stato appunto Che Not Che Renasso, e poi da lì abbiamo deciso scatenati. Di buttarci sugli inediti. Voi siete, la vostra formazione è composta da quattro persone: Bruno Vadalà, che è la voce, sei esatto. Tu che è quello, la persona che sta parlando adesso. Poi abbiamo Davide Bolignano, chitarra e voce, Gianluca Costa, il basso, che è qui con noi, è quello lì che abbiamo parcheggiato fuori lì accanto al tombino, e poi abbiamo Isabella Vitali al drum. Sì, sì, in questo momento che è l'unica persona che non avete portato. Sì, sì, perché appunto non entrava la batteria qua dentro. E quindi abbiamo deciso di lasciare. In realtà è a Milano e ci sta soltanto e la salutiamo. Ciao Isabella, se vuoi chiamarci puoi farlo allo 0965 898989 o mandarci un messaggio su WhatsApp al 334 67 911 42. Quindi se noi siamo qui e raccontaci, sintonizzati con noi via WhatsApp. Aspetta che lo accendiamo immediatamente perché ci saranno già milioni di messaggi. Allora, punk rock alternative. Sì, allora precisiamo, noi abbiamo scritto punk rock alternative, ma non ci etichettiamo in un vero e proprio genere. Noi facciamo la musica che ci viene di fare, nel senso abbiamo un'ispirazione, facciamo una canzone. Quindi così, se domani mattina vi alzate e volete fare i neomelodici, farete i neomelodici. Esatto, no, è una cagata. Domani mattina faremo i neomelodici. Ovviamente tutto rinchiuso in quel circolo del rock, con quel rock alternative, punk. Sì, poi alla fine sono varie influenze, alla fine quello che ci piace. Appunto, ascoltavamo in quel periodo molto Ramones, Clash, queste cose, eravamo diciamo su quell'onda, su quell'ispirazione, sì, là, abbiamo deciso di fare appunto degli inedi, abbiamo incominciato facendo appunto canzoni che si ispiravano da quel genere lì. E la prima l'abbiamo ascoltata, e sì, poi a un certo punto, come chi ha portato il testo, chi ha portato la musica, come funziona? Questa è una domanda che faccio sempre. Guarda, in realtà, perché ogni gruppo parla sempre allo stesso modo, ne devo trovare uno solo che mi dice ho fatto tutto io da solo, gli altri si sono... In realtà ha fatto tutto Gianluca. In realtà invece è nato proprio, ci possiamo dire, in un modo classico, nel senso che ci siamo visti, mi ricordo proprio, abbiamo fatto il riff, esattamente, è nato proprio questa da cosa, l'ho imparata a memoria, ma è così. È così, andiamo. È nato proprio da questo riff qua, che avete appena sentito nella canzone che è andata appena on air praticamente, e da lì poi è nata prima la parte strumentale, poi Bruno si è messo a fare il testo, ha scritto un testo, poi ci siamo visti varie altre volte e abbiamo deciso di portarlo in studio, poi molto velocemente qualche mese dopo siamo entrati in studio a registrarlo. Wow, sì. Ma siete giovanissimi comunque. Non abbiamo ancora... Mediamente giovani. Beh, no, nel senso come band, perché la fondazione è febbraio 2013, quindi adesso farete tre anni. No. Sì, tra qualche mese. So contare? Sì, sono due anni. 2016, a me sembrano molti di più, però. No? C'è Valentina che mi fa i segni. No, sono due. Io non sono tre anni. Grazie Valentina. Non sono io che ho fatto il conto, giuro, è la mia regista che conta anche il tempo di quello che noi andiamo a dire. Siamo arrivati il tempo adesso, ragazzi, di sentirvi qui direttamente in diretta sulla nostra radio con i vostri strumenti e già belli abbracciati. Il nostro bassista Gianluca si è alzato e mi ha detto c'è una sedia perché c'è un pezzo che è troppo lungo e devo stare seduto. No, troppo difficile. Ok, a questo punto siamo tutti pronti e ascoltiamo e poi vi presentiamo il pezzo. Intanto ascoltiamolo. Fantasy has taken a gun, blew his brain on Neverland. Best fairy tale of a childhood, it's a dirty and bloody lies. When he was raped by pirates, along with John, Michael and George, the Captain Nook received an angel by Mrs. Me.
Cause baby became a drug addict and what up to the boy who couldn't grow up. The lost boy still be the man. Crocodile and a bender last night. Tiger Lily, the princess, was eaten alive by his brothers, cannibal Indians. The captain ain't the chief. He shall be stifled to the drawer, power up to the boy who couldn't grow up. The lost boy still be the band. The lost boys could be the fun. The lost boys kill Peter Pan. 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 It's so unfair but very fun. Yeah. Stavo facendo un selfie nel frattempo e quindi mi ero allontanato dal microfono. Stavo ballando, si sente un po' dalla voce? Mi sono divertito troppo perché quando fuori piove e si entra in questa dimensione radio, in questa splendida dimensione radio di Antenna Febbea, con un gruppo così giovane, con tutta questa energia, tu entri dentro e butti fuori tutto. In questo modo io faccio anche palestra, capito? Faccio due cose in una. Ragazzi, siete splendidi. Come si chiamava questo pezzo? Questo pezzo si chiama The Lost Boys Killed Peter Pan, che praticamente i ragazzi perduti hanno ucciso Peter Pan. Wow, è una cosa un po' contorta. Sì, è perché per Natale va benissimo. Sì. È la canzone giusta scelta per tutte le persone che ci stanno ascoltando, tutte le famiglie. E quindi tutto quello che succede con la vostra musica, quanto avete suonato in giro? Abbiamo suonato un po', abbiamo fatto sicuramente non tantissime esperienze, però siamo stati a Roma. Sì, siamo stati anche... Aspetta, avvicinate Gianluca dal tombino. Gianluca dal tombino da oggi in poi. Siamo stati a Roma due volte e abbiamo suonato addirittura. Che faccia che hai? Siamo stati al Green Day Fest, la prima edizione, e anche siamo tornati per la seconda. Dove le fanno... abbiamo una telefonata, aspettate un attimo, continua a parlare intanto tu Gianluca. Dove dei fan dei Green Day si radunano apposta per festeggiare, suonare tutti assieme le canzoni dei Green Day. E quindi noi eravamo una delle band. Ma infatti c'è questo stile. Io mi sono sentito un attimo, c'è qualcosa che vi tocca. Mi dispiace, lo devo dire ragazzi, ma c'è qualcosa molto vicino ai Green Day. Sì, perché a un certo punto io in particolare sono molto fan dei Green Day, ma come abbiamo detto prima, ognuno di noi ha delle varie ispirazioni, capisci? Sì. Senso, è un po' anche un mix delle cose. C'è chi segue molti Green Day e poi tante altre band. Ma infatti c'è moltissimo. Sono molto fan dei Green Day, cioè nel senso li seguo da tanti anni. E intanto c'è una sorpresa per voi, perché è arrivata una telefonata in diretta e abbiamo la vostra batterista, l'unica donna che vede della vostra band, in diretta telefonica. Ciao Isabella.
Ciao a tutti. Wow. Ciao. Purtroppo vi chiamo da Milano. Grande. Grazie intanto per aver chiamato. È un piacere averti con noi. Stai un po' con... Racconti, come sono questi tre maschioni? Ma è come, come devono essere. Cioè, faccio tutto io, diversa la cosa. Sono l'unica donna. Cioè, ma te sei milanese? Tu sei di Milano? No, sono di Reggio Calabria. Però c'è l'accentino ormai, sei diventato un attimo... Ti hanno influito... Cosa? Ti abbiamo persa. È un annetto che stai a Milano e già hai questo accento? L'abbiamo persa. Intanto che recuperiamo in caso a Isabella la sua telefonata e ci racconta un po' dell'esperienza con voi tre. Immagino che sia terribile, guardatevi in faccia, ragazzi. Tra poco pubblicheremo qualche foto così capirete con chi abbiamo a che fare oggi in radio. Allora, il pezzo che vi identifica di più sono sei quelli che avete portato qui con noi. So che c'è un inedito che lanceremo alla fine, che è il vostro nuovo progetto che state portando avanti. Non avete ancora un disco? No, non abbiamo ancora un disco, però lo abbiamo registrato quest'estate in una bellissima esperienza che abbiamo fatto a Verona con un'etichetta di lì. E prossimamente nel 2016 lo pubblicheremo, ancora non possiamo darvi delle date precise, ma comunque sarà pubblicato. Ecco, dieci brani addirittura, tra cui alcuni che sentirete qui faranno parte dell'album e altri che invece li avevamo già pubblicati come singoli, li abbiamo già pubblicati e non saranno inseriti nell'album. E abbiamo fatto questa bellissima esperienza qui a Verona, è stato molto bello, cioè alla fine davvero un sogno per noi registrare comunque un album, 10 brani, 2 settimane passate in questo studio, davvero un'esperienza tostissima, bella, che ti forma anche. Come mai Verona? Verona perché comunque siamo stati in contatto con un'etichetta di lì che ci ha aiutato praticamente a produrre quest'album e quindi è convenuta la cosa, abbiamo deciso così. Intanto è arrivata di nuovo la telefonata di Isabella e c'è caduta sicuramente, non è un problema. Isabella, rialzati per favore, prova a richiamare tra un attimo perché noi adesso andiamo con un altro brano e poi subito dopo in pubblicità, ma ci ritroviamo sempre qui a Città Sotterranea. Yourself. Don't want to be here, but listen to friends. So take my hand.
Anche tu alle prese con un portafoglio sempre più triste. Già, eppure tante mie amiche non hanno alcun problema di liquidità e sino alla fine del mese. Certo, l'hanno risolto con Banco Metalli Italiano. Banco Metalli Italiano è la più importante catena nazionale per l'acquisto dell'oro e dell'argento usato. E come funziona? Semplice, basta portare gli oggetti in oro o argento presso il punto di raccolta Banco Metalli Italiano e un operatore specializzato li valuterà in tua presenza, pagandoteli immediatamente in contanti. Banco Metalli Italiano, in via Santa Caterina 8G, telefono 0965 65 53 28. In via Askenez 199, telefono 0965 30 60 37. In corso Garibaldi 549, telefono 0965 81 08 41. E in via De Nava 134 136. Caro, sto uscendo. Tu che fai? Vai pure, amore, vai. Io rimango a casa a leggere un libro. Ok, ciao, a dopo. Samantha, vieni, mia moglie è appena uscita. Ma io sono tranquilla, perché con il sistema di videosorveglianza e automazione di Elettroservice tornerò a casa al momento giusto per leggere anch'io un libro con Samantha. Elettroservice di Alberto La Camera. E impianti di videosorveglianza e automazione, impianti elettrici e fotovoltaici, impianti TV digitale terrestre e satellitare. In via Portanova 145, a Reggio Calabria. www.elettroserviceRC.it. Telefono 0965 810 371 o 347 36 40606. Casoria Gas, con i suoi 3 punti vendita di via Sbarre Centrali 370, Cannavò Contrada Graziella e via Sant'Anna 192, è leader da oltre 20 anni nella vendita di bombole GPL. Lo sapevate? Esclusivista Liquigas, nella città Reggio Calabria, offre i suoi servizi con professionalità e cortesia. Lo sapevate? E da oggi Casoria Eco, stufe a legna, stufe a pellet, termocamini e tutto per la climatizzazione. Aperto anche la domenica e festivi per mezza giornata. Telefono 0965 59 42 81 27 585. Sapevatelo! Come procediamo, marinaio? La qualità è nella giusta rotta, capitano! Il 18 dicembre a Reggio Calabria approdano qualità e convenienza. Nuova apertura Superstore Sidis in via Pio XI, ex Iracarni. Il piacere di fare la spesa. Per promuovere la tua attività, scegli Antenna Febea. Collegati al sito www.antennafebea.it o chiama al 334 67 911 41. Antenna Febea, insieme a te per il tuo successo. E il pezzo che abbiamo ascoltato prima qui a Città Sotterranea era Take My Hand, è il secondo singolo dei nostri amichetti che ci abbiamo oggi qui in radio, i nostri amichetti. Abbiamo di nuovo il telefono, abbiamo Isabella, giusto? Ci sei, Isabella? Sì, eccomi, ora vi sento. Dicevamo prima che in un anno ti sei preso un attimo l'accento milanese, non va bene? No, non dirmelo anche tu, per favore. Te lo dico veramente, cioè qua si sente tantissimo. Che è questa cosa che noi andiamo nelle altre città e ci prendiamo l'accento? Manteniamo un'identità sana, essere terroni puri, no? Assolutamente, assolutamente. Assolutamente. Lavoro a contatto stretto con persone che sono proprio di qua, è quello, capito? E quindi hanno influenzato. Può essere, io non me ne accorgo comunque, poi se parlo magari dialetto con i miei, se parlo poi dialetto per esempio con i miei al telefono altro, ho l'accento ovviamente nostro, però così magari mi esce e non me ne accorgo. Vabbè, ma guarda, non è un problema, ti accettiamo lo stesso, dai. Non discriminiamo nessuno, anche chi ci parla in milanese. Senti, sono fiera di essere terrona. Noi siamo fieri di sentire una terrona che vive a Milano al telefono in questo momento. Allora, ti avevo fatto una domanda prima: com'è vivere con questi tre uomini? Diciamo, dai, questi tre ragazzi. Ti avevo risposto, forse non si è sentito niente, vabbè, che ti devo dire, faccio tutto io anche da lontano, non vedi, devo sopportarli, non ho cosa fare. Ma tu sei il tempo, no? Sei proprio il tempo della band, quindi li dirigi anche in questo, anche nella vita. Assolutamente. Ma si consigliano con te, non lo so, parliamo anche di altro, entriamo un attimo nell'intimo.
Non ho sentito. Ti parlano anche di, delle loro avventure, voglio dire, ti, si raccontano. Ma sì, prima di essere una band siamo amici, nel senso, alla fine siamo anche amici di vecchia data. Ne abbiamo uno che è diventato rosso rosso. Cosa? Cioè, ne abbiamo uno che ha cambiato colore in volto. Ah, ecco. Chi è Gianluca? No, è Gianluca. No, non è Gianluca. È un altro. Dai, se ne sono tre, puoi anche. È un altro, dai, non me lo svelare che io non posso vedere. Infatti, vedendo. Perfetto. E allora, ci racconti tu qualcosa della band, oltre quello che loro. Cioè, ci stavi seguendo, giusto? Sì, ho ascoltato tutto. E quindi ci puoi raccontare qualcos'altro, no? Sappiamo che siete stati a Roma per due volte, che a Verona avete registrato il vostro primo singolo, che a Roma avete pubblicizzato il secondo singolo, che è Take My Hand, e avete regalato 100 copie di CD in giro a tutti i rockettari che c'erano lì. Che altro dobbiamo conoscere della vostra band? Qualcosa che non c'è scritta. Ah, addirittura qualche segreto ti devo svelare. No, nel senso, se dovessi pubblicizzare. Poi vengono e mi danno la colpa a me, però, Se dovessi pubblicizzare la band, come lo faresti adesso in questo momento? Hai uno spazio. Perché dobbiamo venire a vedere un vostro concerto? Ah, vabbè, perché comunque anche per il sostegno a una band emergente, nel senso che comunque pubblicizzare la band abbiamo poco in effetti sul web. Ora a breve uscirà comunque il nostro album, quindi sarà un attimino anche una svolta in più per noi, per far sentire meglio i nostri pezzi anche online. E proprio soprattutto per questo, infatti online abbiamo poco, secondo me. Prima di tutto, vabbè, non c'è assolutamente a sentire una cosa su CD invece che andare a godersi su un concerto live. E poi soprattutto per noi band che siamo emergenti, comunque ci mettiamo passione, tutto, secondo me, ecco, la soddisfazione più grande è proprio quella, vedere un attimino le persone che ci seguono mentre noi suoniamo, capire realmente se la musica che state facendo arriva, no? Questa è capire realmente se la musica che state facendo, che state portando avanti, il vostro progetto funziona. Allora, parlando personalmente, comunque la soddisfazione mia più grande, vabbè, oltre suonare, ovvio, però è quello, cioè comunque vedere anche la soddisfazione dei ragazzi quando ci vedono suonare, e soprattutto dopo che finiamo, quando ci fanno anche i complimenti o magari ci scrivono e vogliono subito i nostri pezzi da ascoltare, altro. Ecco, non c'è ben soddisfazione più grande, anche perché avendo, ecco, ancora poco sul web, e anche più bello quando siamo andati soprattutto a Roma. A Roma ci hanno conosciuto l'anno scorso, questo è vero, però abbiamo fatto quest'anno tanti altri pezzi che avevamo fatto l'anno scorso. Ne ascoltiamo un altro subito, sai, ti interrompo un attimo così andiamo ad ascoltare un altro pezzo dei vostri. Naturalmente ce lo presentano i tuoi compagni di viaggio, colleghi, che sono qui, voi, i tuoi colleghi che sono qui con noi in studio, e lo facciamo in acustico qui direttamente. Ok. Vai Isa, preparati con la batteria. Preparati, facci sentire qualcosa. Dammi il tempo, Isa. Cosa? Dammi il tempo. E come ti do il tempo? Con la voce. Non so neanche che canzone devi fare. Infatti. Andiamo. Mind's fucked up, this dark reality has spit on everything. Everyone shuts up, I'm throwing in my shit, the system is on tilt. I'm very nervous, no self-control, thousand troubles, falling rubble. And now the time is up, I slip into the deep, just like a fucking creep. Maybe I'm crazy, hopeless regrets, you're my secrets. Now I'm dreaming that this is not true. It's growing up. I'm a time bomb, ready to explode and be caress smoke. Why you pissed off? Leave me alone in my virtual world. Perfect and slow, loss of control. See how to fall in a black soul. But I said stop, stuck into my room and turn into my doom. My passport, desperation, man, illusion.
just growing up. Just growing up. Eccoci qua, eccoci tornati sempre a Città Sotterranea. Isabella, li hai ascoltati? Sì, sì, sono qua. Cosa ne pensi? Non... purtroppo sono stati bocciati. No, senza la batteria non è la stessa cosa. Non c'eri tu che tenevi il tempo e che gli davi il ritmo giusto, no? Ecco, sì. Assolutamente. Ma sono bravissimi comunque. E poi dobbiamo dirlo, sono anche in radio, sono emozionati, sono in diretta, non c'è nulla di registrato, quindi è tutto molto più difficile. E poi voglio dire, vi state lanciando in questo grande mondo ormai da 2 anni e ci vuole anche tantissimo tempo per riuscire a diventare sempre più bravi, no? Anche perché non si è subito bravi, perché già se uno si sente bravo abbiamo finito, appende la chitarra al chiodo, le corde vocali li spezza e va a fare il meccanico, con tutto il rispetto per i meccanici, no, naturalmente. Che pensi? Che mio padre è meccanico. Hai visto? Lui ha il lavoro assicurato. Abbiamo perso Isabella nel frattempo. E allora, ragazzi, voi avete partecipato anche all'evento, ai vari eventi del collettivo, giusto, dell'imitazione? Avete seguito quello che è successo. Per un gruppo giovane, quant'è importante riuscire ad avere una serie di canali che gli diano la possibilità di riuscire a suonare, perché poi suonando realmente, stando sul palco realmente, si cresce, si capisce quanto è importante il rapporto col pubblico, quanto è importante muoversi e quanto è importante la musica che voi portate, magari, no? Sì, sì, sì. È sicuramente una cosa molto molto importante, soprattutto è importante il confronto anche con le varie band sui palchi, perché comunque uno fa l'esperienza appunto del palco, il confrontarsi, conoscere altre band, creare anche una serie di canali, no? E questa cosa avviene sia sul palco, ma oggi anche attraverso il web, che è appunto la nuova, diciamo, piazza della musica e delle varie, cioè di tutte le cose mondiali, appunto nel web, appunto riesci a confrontarti, sì, sì, magari a trovare degli stimoli, a trovare anche magari altre realtà che fanno la tua, sì, stessa, sì, ma musica, appunto anche a diffondere la propria musica, conoscere soprattutto altre band con cui condividere questa passione, avere pareri e appunto avere, cercare più gente che appunto che ti segue e condivide la tua musica. La città dove vorreste suonare nei prossimi 6 mesi? Ma nei prossimi 6 mesi a me piacerebbe un sacco Londra. Londra per la cultura del punk. Sì, c'è un po' lo stile, questo stile londinese. Mi piacerebbe un sacco. Per me è un sogno suonare a Londra. Sì, sì. E sì, per sì. Voi? Secondo me, lui ha detto Londra. Secondo comunque... me hai questa è aperta pure a te adesso. Parli con Isabella. No, grazie Isabella, è colpa sua. Quindi secondo te? No, secondo me... attaccato l'accento. Ah, sei tornata. È risorta Isabella. A un certo punto ti abbiamo persa per circa 3-4 minuti. Di solito si nasce a Natale. Quello è Pasqua, Isabella. Scusami. No, però va benissimo uguale. Noi risorgiamo, nasciamo, moriamo. Facciamo una serie di cose, sì, tutti i giorni ormai della nostra vita. Dicevamo che appunto, come ha detto lui, ha detto Londra. In ogni caso, secondo me un obiettivo sarebbe suonare all'estero, sarebbe davvero il massimo, sia per noi, penso per noi in generale. A me piacerebbe suonare in Germania, tipo a Monaco. Io sono stato a Monaco e vedevo che ogni sera proprio suonavano gruppi che non conoscevo, quindi è bello confrontarsi anche con gruppi che non si conoscono. Sapete qual è la cosa più bella in questo momento? È proprio questa sono i vostri occhi che proprio entrano dentro questi sogni.
Nel senso, vi siete tornati un attimo proprio tipo il regalo alla lettera di Babbo Natale, sembra una storia del genere. No, io vorrei suonare a Londra, cioè, con un'emozione impressionante. Noi vi auguriamo realmente di riuscire a raggiungere questo obiettivo, di che la vostra musica si possa espandere il più possibile e portarvi magari a suonare a Londra, a Monaco, a, mi ricordo dove hai detto, all'estero tu, in generale, all'estero in generale, ecco perché non me lo ricordavo. Isabella, tu dove dovresti andare a suonare? Ah, io anche a Londra per tanti motivi, poi all'estero in generale. Londra è sempre stata una città che mi è sempre veramente piaciuta, poi per lo stile, come diceva Bruno, sono abbastanza d'accordo. Io vabbè, sono legata perché è una città che vorrei veramente andare già di mio, poi a suonare mi piacerebbe tanto, per poi alla fine comunque una città precisa non è che c'è, perché mi piacerebbe comunque girare l'estero e quindi comunque girando dare un attimino il messaggio della nostra musica un po' dappertutto, poi alla fine una città sì, però mi piacerebbe ecco girare un po' tutto. Quindi abbiamo deciso di girare un bel po' per il mondo, ma Londra è la nostra. Non ho capito, gli occhi tuoi non li posso vedere, ma ho ascoltato la tua voce. Anche perché, come ben sai, in radio è la voce quella che poi trasferisce tutte le emozioni. Quindi sì. In questo momento sto ascoltando e sento anche le emozioni che ci stai passando avanti. Andiamo con il pezzo, adesso un pezzo che mi dicevate prima, che è questo pezzo inedito che non ha mai ascoltato nessuno, giusto? Allora, chi l'ha ascoltato l'ha potuto ascoltare live, quindi chi è venuto ai nostri concerti in questi anni l'avrà ascoltato, però versione studio non l'ha mai ascoltato nessuno. Esattamente, ora vi lanciamo in anteprima assoluta questo brano che sarà farà parte del nostro album che uscirà prossimamente, appunto. My grandma is a punk rocker. E andiamo a ascoltarlo. My grandma is a punk.
questa è la musica dei Plug Out Head, sono qui con noi, musica indipendente, musica alternativa, musica giovanissima qui a Reggio Calabria, qui a Città Sotterranea, sempre su Antenna Febea, sulle nostre frequenze 100.3, 100.6, 107 per chi ci ascolta dalla provincia e da tutta la Sicilia, oppure potete riascoltarci anche con i nostri podcast sulla pagina antennafebea.it e riascoltare la puntata di Città Sotterranea quando volete, sempre in ogni momento della vostra vita. Ma torniamo qui in studio, torniamo qui con i nostri giovincelli, ragazzoni pronti a raccontarci ancora un altro po' della loro esperienza musicale. So che siete prossimi a questo disco, l'avete detto prima, noi non vediamo l'ora di ascoltarlo, anche perché per una band soprattutto giovanissima è molto importante riuscire ad arrivare a questo obiettivo, riuscire a tenere in mano, sentire proprio l'odore della plastica e del CD che appena stampato, proprio per dire questo siamo noi. E noi ancora questa ci siamo storia. Quasi, non vediamo l'ora pure noi, perché ancora ci siamo quasi, non per forza deve essere in plastica. Gianluca, il CD, pensavo alla copertina. No, l'avevamo capito già. Gianluca ogni tanto si sveglia dal tombino dove l'avevamo parcheggiato col suo basso, entra dalla finestra qui di Radio Antenna Febea del nostro studio e ci dice due cose. Bagnato, è tutto bagnato e questi sono affari tuoi. Non so chi è stato, ma sono affari tuoi. Nel senso, sta piovendo, ma per questo. Allora, ragazzi, diamo un po' di anche di vostri contatti, vi possono cercare sulla vostra pagina Facebook? Sì, abbiamo appunto la pagina Facebook Plug Out Head, abbiamo il canale YouTube dove potete anche guardare il nostro videoclip di Cannot Get Enough, perché abbiamo girato il videoclip, sì. E trovate anche Take My Hand, sì, e vari altri live al Rock in Roma, Green Day Fest, quindi c'è tanto materiale che, sì, materiale che potete visionare. Magari possiamo anche andarla a vedere noi, e magari lo potete postare anche nella prossima pagina, la pagina che sta nascendo di Città Sotterranea, e quindi perfetto, potete sì, lanciare sì, tutto il vostro materiale lì, e magari anche noi commenteremo e vi faremo sapere cosa pensiamo di cosa avete fatto fino adesso. Con piacere, ci siete piacere, piaciuti, giuro. ci salutiamo perché siamo già in dirittura d'arrivo, è passata un'ora alla velocità della luce, anche se abbiamo iniziato oggi con qualche minuto di ritardo. Grazie di essere stati con noi, grazie tante, grazie a Plug Out Head. Siamo felici di avervi qui, vi aspettiamo col vostro CD e speriamo che la vostra musica riesca veramente a superare i nostri confini, anche se ormai nel mondo i confini non ci sono, non dovrebbero esistere mai. D'accordo. Grazie ancora per essere stati con noi, grazie a voi. E andiamo adesso con l'ultimo pezzo loro che ci faranno in acustico e usciamo. Soul in the crowd, body not so slow, poison in and out, try to go deep down, labyrinth of mind, think and try to find emotion of some kind. Maybe they're behind to swallow negativity, extend to infinity. You need some ability and around an eternity. Soul in my brain, so let's start with the pain.